Otto anni fa una voragine costrinse alla chiusura la chiesa di San Carlo alle Mortelle, rendendo inagibili anche molti edifici circostanti per il rischio di sprofondamento. Ieri sera, dopo i lavori di messa in sicurezza costati 900.000 euro, la chiesa è stata riaperta con una messa celebrata dal cardinale ed è già pronta per ospitare una festa di carnevale per i bambini domenica prossima. Grande partecipazione dell'attiva comunità della Chiesa in questi anni ospitata altrove per riunirsi e festeggiamenti per Don Mimmo Toscano, il parroco della comunità di San Carlo alle Mortelle, il primo ad entrare nella Chiesa la mattina del 23 settembre 2009, scoprendo la voragine dopo un'allerta dei vigili del fuoco per il cedimento della sede stradale circostante. Beh, questa è una buona notizia. Come sapete, noi da quando ci siamo insediati abbiamo sempre puntato insieme alle altre istituzioni perché si possa sempre di più, attraverso il recupero, il restauro e la cultura, rilanciare la nostra città, e questo è un ulteriore tassello che va in quella direzione. Sappiamo che Napoli è ancora ricchissima di tante chiese che si devono aprire, quindi con la sinergia, con la collaborazione, con lo sforzo di ognuno, tantissime altre belle giornate come queste ci saranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni.